discorso ampissimo, su due giocatori di grandi prospettive, dove veramente c'è bisogno di lasciarli tranquilli, farli crescere, farli sbagliare, ma questo comporta anche delle pecche in questo, no? Però sono giocatori che possono migliorare. Io credo che la squadra migliore sia proprio un mix di giocatori dove hai, soprattutto in dei ruoli dove c'è delle certezze, e in altri dove hai dei giocatori che possono crescere e dove magari sono molto più utili questi, piuttosto che pari ruolo, pari qualità, ma che sono destinati a decrescere per carte di identità o per potenzialità espresse.